Per le interviste possibili di Autocross Italia siamo con un ospite speciale, Andrea Brioni. Ciao Andrea, come stai? Benissimo, grazie. Saluto tutti gli appassionati di autocross e voi di Autocross Italia. Allora, per chi non lo sapesse, Andrea è uno degli, anzi forse l'organizzatore principale di una delle manifestazioni più attese dell'anno. Questa manifestazione, anzi, facciamo così, lo facciamo raccontare direttamente da Andrea. Andrea, com'è che nasce la tua passione per l'autocross? Raccontaci un po'. Beh, la mia passione dell'autocross nasce praticamente da bambino, perché io attualmente ho 42 anni, sono 42 anni che mi sporco le mani di olio in giro per le piste del mondo. Non sempre nell'autocross, perché adesso lavoro ancora nel motorsport, anche se nel mondo del kart, però la passione vera nasce nell'autocross. Nasce perché? Perché mio papà nella sua gioventù, nella mia giovinezza, era un pilota di autocross, era molto appassionato. Negli anni 80, assieme a un gruppo di amici che inizialmente si trovavano al bar e scorazzavano per le piazze, diciamo così, con le macchine trovate a recupero, un bel giorno ho deciso di entrare nel mondo dell'autocross ed è lì nasce la passione. Io ero piccolissimo, avevo 4-5 anni, prima è cominciata una delle gare di autocross e poi si è realizzata con la costruzione della prima vettura di mio papà, che era un X19, una delle prime X19 che correvano l'autocross nei primi anni 80, no? Sì. All'inizio si era cominciato con le BLR 20, poi è nata l'Asolo Corse perché il gruppo di amici di mio papà era qua di Asolo, in provincia di Treviso, e c'erano nomi noti dell'epoca, posso citare Dino Baldissera, Umberto Scariot, Silvano Caron, nominato Kawasaki all'epoca, Lino La Bardanega. famosissima Asolo Corse, in effetti ho visto tantissimi filmati dove vedevo queste scritte anche su Autosprint, mi ricordo che se ne è parlato, uno zoccolo duro dell'autocross del Nord-Est, in effetti, caspita. Esattamente, esattamente. Poi anche i colori quell'anno lì, il primo anno di Asolo Corse, erano nati scoppiazzando un po' quello che era il Jolly Team, era verde, arancio e bianco. Loro inizialmente, per non farli proprio esattamente uguali, erano solo verde e arancio. Poi l'Asolo Corse nasce nell'84, nell'85 si è aggiunto il bianco, solo per dare un po' più di vivacità alla livrea delle macchine, ecco, questo è quanto. Niente, lì, in quegli anni là, insieme a mio papà e a tutto il gruppo di Asolo, qui è nata l'Asolo Corse, mio papà tra l'altro era il presidente, e niente, da lì nasce la passione di girare per le piste di autocross di tutta Italia, e dopo con Umberto Scariotto anche di tutta Europa, perché lui ha partecipato anche al campionato europeo con l'Arancia della 37. Ecco, Savio Libero, ecco un altro dei grandi che posso citare, anzi mi scuso con Savio se non l'ho citato subito, ma lui è stato un emblema dell'Asolo Corse, insomma, ecco. Conosco, e lui poi ha portato avanti la passione e anche fino ad oggi praticamente corre ancora, comunque Ah, lo certo. vediamo ancora sulle piste. Quindi tu provieni, cioè tu lavori nei kart, cioè fai proprio il Io pilota, eh? Il mio lavoro proprio è, io faccio il responsabile tecnico su un'azienda di go-kart che si chiama Parolin Racing Kart, anche se che è parecchi anni che lavoro lì. È una ditta che costruisce kart per molte aziende, tra Sì, cui anche quelli che hanno corso Hamilton e Rosberg, tra l'altro. fa anche monomarca, comunque Sì, l'ho già sentito. noi esattamente, noi eravamo famosi in quanto eravamo gestori di un campionato monomarca che si chiamava Champion Kart. Mi Ma ricordo. diciamo che la forza della ditta è quella di costruire go-kart per molte ditte italiane. Siamo stati anche partner di Lewis Hamilton e Nico Rosberg nei primi anni 2000 e dopo Piquet e a tanti altri, insomma, che Caspita, attualmente sono in Formula 1. ti invidio tantissimo, hai coronato, non so come sia lavorare diciamo, nel mondo della propria passione, però ti invidio perché in effetti è una cosa che anche io sono un po' appassionato di kart, so cosa vuol dire la passione del motorsport, insomma, veramente ti invidio, sono veramente invidioso di Indubbiamente, quello guarda, che fai. io credo che tutto lo sport, tutti i lavori, non solo lo sport automobilistico di base, però è la passione che ti porta a fare tante cose, perché più del denaro, ecco, per l'amor di Dio, noi siamo sicuramente ben retribuiti, però quello che veramente ci porta avanti, a me personalmente, sia nell'autocross, quando lo seguivo e anche lo seguivo a livello di assistenza tecnica, e ad oggi con il kart, se non hai la passione non fai niente, cioè il denaro proprio non lo valuti nemmeno, anche perché col kart ancora di più c'hai delle trasferte che sono quasi paragonabili alla Formula 1, stai via mesi da casa, proprio è una cosa abbastanza distruttiva psicologicamente, ecco, soprattutto se hai famiglia, però insomma la passione mi porta ad andare avanti
con questo sport e speriamo ancora per molto. Bravissimo, bravissimo. E allora passiamo poi alla seconda domanda che ti volevo fare. Come ti è nata questa idea di fare, perché tutti ormai, cioè è inutile che ci nascondiamo dietro un dito, di fare questa manifestazione revival dove si riuniscono il più possibile tutti i vecchi nomi dell'autocross? Cioè, da dove è nata questa idea? Perché è fantastica, è veramente una cosa. Ma è nata un po' per scherzo perché un giorno, come ho scritto anche su Facebook, sulla pagina di Autocross Vaccarino, tra l'altro uno dei rari weekend che ero a casa dal mio lavoro, proprio nel mio paese, io sono di Asolo, c'è tale Lorenzo Lazzari, un altro pilota storico dell'autocross, molti lo conosceranno perché correva con l'Ambini 90 con motore Suzuki e successivamente con una Lancia Delta un po' rivoluzionaria perché aveva delle sospensioni attive, all'epoca c'era la Williams che aveva le sospensioni attive, lui le aveva fatte sulla Lancia Delta. Aveva le sospensioni attive. Io la mini me la ricordo perché mi ricordo che ne parlavamo addirittura, penso all'elementare, perché qualcuno l'aveva vista a maggiore a girare. La sospensione attiva sulla Delta, addirittura. Lui è stato il primo ed unico pilota a montare le sospensioni attive sulla Lancia Delta di autocross. Erano riprese un po' da quello che erano il sistema della Citroën. Ah, ho capito, Per oleodinamico, intenderci, sì. esattamente, però all'epoca aveva fatto scalpore perché era un qualcosa di avveniristico, capisci? Negli anni, primi anni 90, se non ricordo male, fine anni 80, lui aveva costruito, e tra l'altro lui aveva il compressore volumetrico, non aveva il turbo, quindi, se ben ricordo, quindi aveva costruito questa Ah. macchina un po' avveniristica, ecco, per quel che era l'ambiente dell'autocross. Succede appunto che ti dicevo che a Sì. settembre lui organizza una gara in salita, adesso lui è organizzatore di gare, non di autocross, ma di gara in salita, nel mio paese. Mi trovo lì la mattina per andare a assistere a questa competizione, visto che è proprio a 200 metri da casa mia, e chi trovo lì? Trovo tantissime persone del vecchio autocross, no? Cito qualche nome: Nevio Lucchese, che era lo speaker storico dell'autocross, Savio Libero, Umberto Scariota, Dino Baldisser, Luigino Ruffato. Li ho trovati tutti lì casualmente, Ivo Baldisser, che è il figlio di Dino, che tra l'altro mi sta dando una mano in questo progetto, e ho detto: cavolaccio, ci siamo divertiti per un'ora a chiacchierare delle vecchie glorie dell'autocross, dei buoni tempi dell'autocross, ma perché non organizziamo una festa, un ritrovo, il prima possibile, proprio per così, bevendo un bicchiere di vino e un panino con salame, e per ricordare i vecchi tempi. L'idea è piaciuta subito e mi sono messo in moto, e adesso sta nascendo, si sta concretizzando. Bene, benissimo. Sì, infatti si è concretizzata ufficialmente, diciamo la data, che è il 12 di marzo. È il 12 marzo nella pista di Vittorio Veneto, che per noi del Veneto è stata la pista emblematica per l'autocross, Sì, la ecco. vostra maggiore, in effetti, la culla Era la dell'autocross nel nostra maggiore. Nord-Est. Sì. Beh, prima di tutti c'è stata Vaccarino insieme a Vittorio Veneto, capito? Erano queste le nostre due piste di riferimento. Poi Vaccarino è venuto a mancare per varie vicissitudini e è rimasta Vittorio Veneto, che attualmente esiste ancora, purtroppo adesso è asfaltata, però l'area, credete, c'è ancora la vecchia torretta per lì, nella pista, quindi qualche foto, se si va là adesso in quella pista, trovi ancora qualche Ah, piccolo emblema dell'epoca, ecco. ecco, ed ecco perché il gruppo di Facebook si chiama anche così, un po' per ricordare, credo, il gruppo di. Assolutamente sì. Ci tengo a dire che il gruppo di Facebook non l'ho creato io, ma Alex Gatton, insieme a tanti altri. Io ci sono inserito così per caso, dopo che mi sono trovato ad organizzare questa manifestazione. Loro mi stanno dando una mano veramente grandissima, però ci tengo a dire che per quello che riguarda il sito di Facebook, la pagina di Facebook, la gestione non è mia, ma è di altre persone che si stanno comportando con me in maniera veramente dignitosa e umana al massimo, Che veramente. tra l'altro è una pagina di Facebook di cui ho parlato anche in altre interviste, sul forum, eccetera, ho riportato anche qualche foto perché è veramente ricchissima. Ha dei documenti che io onestamente non avevo mai visto, non pensavo nemmeno esistessero, sia di video sia di foto. Quindi se chi vuole, chi non la conosce, può andare sulla pagina di Facebook Autocross Vaccarino Esatto. e è un gruppo appunto pieno di veramente di materiale incredibile. Sì, perché, sai,
noi all'epoca eravamo dei ragazzini, quelli che stavano scrivendo adesso in quella pagina, ed eravamo più o meno tutti amici, anche se tanti non li conosco. E in quegli anni là, negli anni 80, c'erano ancora le riviste cartacee tipo Rombo, Autosprint, che pubblicavano per quanto meno una foto, un articolo ogni la settimana successiva alla gara, no? E io da piccolo li ritagliavo, li mettevo via, e sono dei cimeli che ho ancora a casa, che adesso piano piano li sto pubblicando su questa pagina Facebook. Sì, tra l'altro, cioè, in parte ce l'ho anch'io perché tutti quei. È un po' l'epoca d'oro sia della Formula 1 che dell'autocross, e quegli autosprint lì dall'85 agli anni 90 ce li ho anch'io tutti e rivedo le stesse foto. Tra l'altro, erano articoli molto ricchi tutte le volte che trattavano le gare in maniera abbastanza diffusa, quindi era proprio un'epoca speciale. Assolutamente, C'erano assolutamente. anche degli speciali, mi ricordo quello che poi abbiamo pubblicato anche su Autocross Italia, quello di Invernizzi, insomma c'erano tante anche paginone centrali o comunque non nell'ultima parte della rivista che trattavano tutti gli aggiornamenti, le foto, i temi dell'autocross di quei tempi. Quindi era proprio l'autocross d'oro che adesso con questa manifestazione un po' che ripeto, l'idea è bellissima, volete un po' riportare alla memoria. Ma puoi dirci qualche nome, magari qualcuno che ti ha confermato la presenza? Beh, assolutamente sì, voglio dire, per quel che riguarda il campo Veneto, che negli anni 80 era ricco di piloti, mi hanno già confermato nomi blasonati come Umberto Scariot, Silvano Caron, per quel che riguarda tutto il gruppo Oslo Conse in sostanza, mi ha confermato tutto il gruppo Teste d'Oro con il presidente Giuliano Gallon, che si sta veramente dando da fare per ristanare, diciamo così, tutti i vecchi piloti della sua scuderia. La stessa cosa vale per Armando Tonel con l'autocross Le Cave, Lorenzo Lazzari e tutto il suo gruppo per quel che riguardava la scuderia Quattro Assi. Adesso, in questi giorni, perché mi sono messo in moto da poco, sto cercando di contattare, che ancora non l'ho fatto, ma lo farò in quanto prima, Onet Corse con Fabio Bada e tutti quelli lì. L'Angelica, la grandissima moglie di Gigi Susa, che sembrerebbe che venga anche lei. Fantastico. Luciano Tamburini, ho contattato Claudio Rossetti, ho contattato la famiglia Paoloni con tutti i piloti marchigiani, Contardi, Binci, poi chi c'era, Guazzaroni e tanti altri. E piano piano voglio arrivare fino al Piemonte e riscoprire se riesco a trovare i contatti, perché ripeto, mi sto dando da fare adesso gente come Formicola, Valfredini, Montagna e chi più ne ha più ne metta. Adesso tutti i nomi Bellissimo. non mi vengono in mente, però Li hai tirati fuori quasi tutti, quindi caspita. sì. Questi io mi ricordo, purtroppo io mi scuso con quegli appassionati di autocross moderno, perché purtroppo i miei ricordi si fermano negli anni 90, dopo l'ho un attimo abbandonato per varie vicissitudini, ecco. Certamente. Ah, bellissimo, bellissimo, fantastico, veramente. E poi ricordiamo che avete creato, questa è un'altra cosa bellissima, una sorta di sodalizio con una manifestazione analoga che con Roby Kollar aveva pubblicizzato anche lui sul sito, che nasce dalla tua stessa idea, diciamo che tu hai dato il là e poi si è voluto anche farne un'altra. Avete creato questo sodalizio, sottolineato anche sul forum, nel quale, da quello che ho capito, alcuni magari dei cimeli che verranno esposti potrebbero essere trapiantati anche nella seconda manifestazione una settimana dopo, che non dico che sia vicina, però si tratta di 300 km di distanza da quello che ho visto, e quindi è bello anche questo, cioè che non solo promuovete questa manifestazione, ma riuscite poi magari anche a portare qualcosina in più da un'altra parte in questa seconda manifestazione. Quindi io direi che veramente Esatto, l'avete presa nella maniera più bella. c'è stato un piccolo, non dico disguido, un'incomprensione, ecco, chiamiamolo così, tra me, Roby e aiutami, Natascia, la Natica, Natascia, sì. incomprensione per modo di dire, nel senso che io non conoscevo né Roby né la Natascia, dove c'è stata, diciamo, una quasi concomitanza di queste manifestazioni, ma totalmente involontaria, nel senso che l'idea a me era nata a settembre, fatalità, poco dopo è nata anche a lui, sembrava che volessimo farci lo sgambetto, questo Invece non è non era. assolutamente vero. Fortunatamente ci siamo sentiti, ci siamo chiariti, e addirittura, come hai detto tu adesso, ci aiuteremo a vicenda, io per varie cose la faccio una settimana prima di lui, ma chi non potesse venire alla manifestazione di Vittorio Veneto avrà l'opportunità di vedere quello che noi portiamo in quella data, anche la data successiva.
ho parlato con Robby e con la Natascia, quindi tutta la documentazione, perché voglio ricordare anche agli appassionati che il giorno di Vittorio Veneto, oltre ad esserci qualche vecchie macchine dell'epoca, oltre ai piloti, mi sto premunendo di trasportare tutte le mie vecchie cassette di autocross che le ho in VHS e in DVD, quindi cercherò di distribuire varie copie di DVD dell'epoca da portare anche lì da colla, in maniera tale di divulgare il più possibile com'era l'autocross di quegli anni. Benissimo. Questo vale anche per il materiale che potrebbero essere vetture e quant'altro, ecco. Sì, perché Riviste e foto dell'epoca, insomma, ecco. ovviamente non è che sarà un'esposizione di macchine, chi potrà portare la macchina magari a farla vedere, ma sarà anche bello appunto ricordare, essere lì con i personaggi e magari anche far vedere questi cimeli che inediti, che magari qualcuno c'ha nel garage da 30 anni e li vuole Esattamente. tirare fuori. Bellissimo. Ci dovrebbe essere anche un altro nome che mi sono dimenticato, non me ne voglia, è Gianfranco Parro, che lui tra l'altro abita lì vicino a Vittorio Veneto. Tramite altri amici stiamo contattando, ma sembrerebbe che anche lui ci dia la sua disponibilità per quel giorno, ecco. Ho capito. E Guarda, io forse anche con la Delta che correva lui, me lo auguro, veramente, perché è un altro pilota che ha fatto la storia dell'autocross di quegli anni, ecco. sì, li hai citati non tutti, però ovviamente ci sei andato vicino. Guarda, Sì. io i complimenti li ho finiti, cioè probabilmente sono arrivato alla fine dei complimenti, poi non vorrei esagerare. Ti ringrazio a nome di tutti gli appassionati perché era una cosa che credo che in molti speravano qualcuno prima o poi facesse e in questo caso c'è. È una prima occasione, poi magari chi lo sa si potrà sviluppare qualcosa, magari veramente oltre la mostra statica ci potrebbe essere anche qualcosa un pochino di più, non si sa. Poi Colla mi diceva che appunto promuoverebbe anche magari qualche giro di pista, chi lo sa. Insomma, sono manifestazioni che secondo me sono un po' da sviluppare perché essendo la prima bisogna un po' vedere il successo di pubblico che avrà, eccetera, e poi portare avanti. Però guarda, ripeto, senza dilungarmi troppo, ti ringrazio, sarà veramente un'occasione di rivivere l'autocross, quello chiamiamolo con la A maiuscola, veramente bello. Immagino. Io colgo l'occasione per ringraziare te e tutto il tuo gruppo, che siete fantastici. Io sto seguendo, io mi sono iscritto da poco nel vostro gruppo, ma Ho visto, ho apprezzato molto. per varie vicissitudini adesso sarò più arduo, ecco. Quindi colgo l'occasione per ringraziare te e tutto il tuo gruppo. Voglio ringraziare già da adesso tutti quelli che ti stanno dando una mano, sia a me che a Colla, per creare questa manifestazione. Spero che i giovani che io ancora non conosco possono essere presenti in tutte e due le manifestazioni, anche per capire un po' com'era e com'è, capito? Da un com'era com'è, magari ci si tira fuori una nuova realtà che possa far divertire tutti senza spendere troppi soldi in questo sport che è non molto conosciuto, ma che ha una spettacolarità che pochi conoscono. Pochi Ecco, questo conoscono, è questo un mio pensiero. lo diciamo sempre. Poi, essendo tu nel mondo del motorsport, se lo confermi, Ma te ancora lo più bello confermo saperlo. perché tanti anni che sono nel kart, tanti anni che vedo piloti, che ho visto piloti che correvano in kart, attualmente sono in Formula 1, ma la spettacolarità che mi ha dato l'autocross io nel kart, nella Formula 3, nella GP2, ad oggi ancora non l'ho visto. Quindi Tieni conto che Alonso e Nico Rosberg comunque mi sembra che l'abbiano provato un carcross nella loro carriera, cioè c'è qualcuno che l'ha ma provato. ti dirò di più, tale Johnny Aquart, che molti lo conosceranno, che è Fast and Speed, lui è colui che porta le macchine, i buggy, per quel che è una grossa manifestazione che si chiama ROSC, Race of Champions, ecco, sì, Corsa dei Campioni. esattamente, e quindi c'è tantissima gente che porta la mia autocross, tra cui anche Valentino Rossi, Ah, ecco Valentino. tantissimi proprio. Tra l'altro ti do anche non ti faccio i nomi, però gente che corre nel mondo del moto mondiale e della Formula 1, molto blasonati, hanno richiesto una prova a porte chiuse con un kartcross. Non posso farti i nomi per Prova. questioni di sponsorizzazioni che hanno loro, casini vari, però Urca. c'è già chi lo ha provato e c'è chi vuole provarlo. Quindi ripeto, questa è una chicca che vi do, anche se non posso dirvi i nomi, però vai, si verranno a scoprire da soli, ecco. Ci basta avanti. Si andrà a scoprire da soli, ecco, Va bene, perfetto, questo perfetto. è Guarda, quanto. ultima notizia ancora più bella.
Esatto. Boh, dai, allora io ti ringrazio veramente ancora nuovamente, ti saluto e poi ci sentiamo poi magari a ridosso della manifestazione o poi magari scrivere qualcosa sul forum, insomma, portiamo avanti questa Esatto, ma cosa anche insieme sul forum stesso. vi terrò informati. Benissimo, grazie ancora Andrea, a presto. Grazie a voi, a Ciao ciao risentirci. ciao. Ciao ciao ciao. Ciao ciao ciao.